www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. È tempo di carnevale, è tempo di divertimento, ma di tutto questo purtroppo Mussomeli sembra essere estranea a causa di una brutta parola: crisi. Assessore Nucera, periodo di carnevale. Carnevale a Mussomeli, cosa mi dice? Purtroppo non ho belle notizie, perché il carnevale quest'anno, ecco, scorrerà in maniera molto semplice, senza l'intervento del comune. So che le chiese si stanno organizzando in tal senso, stanno organizzando dei veglioni alla vecchia maniera, parlo della chiesa di San Francesco, il comitato si sta organizzando e della parrocchia di San Giovanni, ho saputo, quindi i cittadini avranno la possibilità lunedì di poter godere anche di un momento carnevalesco andando a queste feste. Anzi, invito tutti a farlo, in modo da essere tutti vicino in un momento di grande difficoltà. Il carnevale quest'anno non sarà possibile organizzarlo al comune, molti mi hanno chiesto di organizzarlo alla vecchia maniera come abbiamo fatto l'anno scorso, però questo non è possibile, non è possibile per un semplice motivo. Noi non abbiamo attualmente un bilancio, siamo in esercizio provvisorio e quindi si possono solo spendere somme che riguardano soltanto il recupero e la salvaguardia del patrimonio comunale. Non mi sembra che questa festività possa rientrare nella salvaguardia del patrimonio comunale, perché è una festa, e quindi abbiamo deciso di non fare nessuna spesa che potesse mettere o aggravare la situazione del comune. Quindi noi siamo in esercizio provvisorio, non possiamo permetterci di finanziare una serata per tutta l'intera comunità. Lo abbiamo tentato in tutti i modi, anzi ci abbiamo provato in tutti i modi per poter trovare anche qualche possibilità di poter fare una serata lì in palestra. Io ho detto che mettevamo a disposizione di tutte le associazioni anche i locali della palestra, e non abbiamo avuto nessun invito da parte di nessuno che volesse organizzare qualche cosa. Quindi il comune, proprio in riunione ieri mattina, abbiamo deciso in giunta di non programmare nulla, perché non avevamo la disponibilità per poter realizzare nessuna serata per questo carnevale. E allora chi vuole ballare? Io ritorno a dire, invito tutti i nostri concittadini a partecipare a queste due feste che stanno organizzando le due chiese. So che saranno momenti molto carini, molto graziosi, voluta da padre Antonio e da padre Ignazio, per cui dico ci sarà la possibilità il paese di poterlo vivere in due punti molto importanti e strategici della città. È a San Giovanni per quanto riguarda padre Ignazio alla parrocchia di San Giovanni, e padre Antonio per quanto riguarda la chiesa di San Francesco. So che anche agli altri comuni non stanno organizzando tante cose o niente addirittura come Mussomeli, e questo perché la crisi non riguarda soltanto Mussomeli, ma riguarda appunto tutti i comuni dell'intera provincia e dell'intera Sicilia. Quindi con grande rammarico, con grande amarezza devo dire e devo comunicare ai miei concittadini che l'idea di poter realizzare una serata come quella dell'anno scorso, purtroppo, e per scelta amministrativa, per scelta sia del sindaco Calà che dell'intera amministrazione, dicevo, non si farà nulla per evitare di aggravare ulteriormente di ulteriore spese il comune di Mussomeli. Quest'anno dunque un amaro scherzo di carnevale. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.